Allora, siamo qua con Renato. Renato, Meno male che buongiorno. c'è la musica. Che ci salva, vero? Che unisce e che insomma ci fa star bene. Meno male. Così facciamo finta di dimenticare, quindi Sì. ascoltandoci dei bei brani, belle canzoni. È il caso appunto di Renato. Renato che ci vuole raccontare questa sua Questa nuova nuova new entry, fatica. certo, dove insomma non si stanca mai di stupire. So che stai facendo passi da gigante, so che insomma hai preso dei contatti davvero molto molto importanti a livello nazionale e non solo, a livello anche Sì, infatti. internazionale. Adesso raccontaci, prego. Eh sì, siamo alla terza fatica, ti dicevo, questo terzo CD dal titolo Eia. E dietro Eia c'è tutto un discorso musicale. Intanto Eia, vabbè, ben sapete che in sardo sono tre lettere che fin dalla notte tempi vogliono dire il sì. Ed è il mio sì, ma in albanese Eia vuol dire anche giungere. E allora dietro al discorso musicale di questo CD c'è il mio sì, il mio giungere, dico sì, giungi inverno col tuo manto di foglia a coprire i nostri cuori, nel caldo tepore un cammino acceso. Dietro tutto questo c'è il CD, appunto Eia, il nuovo terzo CD strumentale Ho che sono capito. venuto a presentare. Bene, bene. Quindi queste, noi ne ascolteremo sicuramente più di uno. Ma Renato Scozzari si sta anche preparando per quanto appunto riguarda appunto gli Eh spettacoli sì, estivi, quindi infatti, per in questa questi giorni, stagione. sì. So che sei già collegato nella maniera migliore con dei musicisti professionisti, sia in Sardegna sia appunto a livello nazionale. So che Sì, sei infatti. abbastanza manicato Eh così sì. con personaggi di nota fama. Ce ne vuoi parlare? Sì, senz'altro. Ma questa, intanto la musica strumentale, ahimè, in Italia è un po' di nicchia. Perché solitamente insomma va un altro genere musicale, nulla togliendo a questo genere musicale, no? Quindi diciamo che ho avuto molto riscontro all'estero e tra il riscontro all'estero nei paesi del Nord Europa, in Svezia con Mr. Benny Andersson degli ABBA, e sto aspettando, speriamo il cielo, questa risposta appunto positiva da parte sua. Già siamo al 50% di risposta, perché nel nord Europa la musica strumentale va molto. Ho avuto anche molto riscontro in Francia, tant'è vero che mi stanno organizzando dei concerti a Strasburgo e a Basilea, dove porterò il CDA e non solo tutto il mio repertorio strumentale live. In questi giorni, tra l'altro, sono molto impegnato nelle prove. Anche perché poi, ecco, prima di arrivare a Radio Supersound hai fatto un bel giro in Sì, varie radio nazionali, sì, anche. quindi Sono stato a questo. Roma, RTR, sì, in varie radio, anche in Sicilia ho fatto già due showcase di presentazione del CD. E insomma, a quanto pare questo CD va molto bene, piace Ti piace, molto. insomma. Eh Bene, siamo davvero sì, felici piace e molto, sì. siamo felici e noi abbiamo così anche l'onore di presentare il primo brano che si intitola Il Renato. primo brano estratto dal CDA è A Race to the Horizon, che sarebbe una gara verso l'orizzonte, ma nel senso finalmente, per appoggiarmi al discorso iniziale tuo, di liberazione da tutti questi problemi, finalmente un respiro mondiale.
bello, bravo, bravo, complimenti, bravo Renato, bravo, bravo. Quando ho composto questo brano pensavo proprio a questo senso di oppressione che abbiamo con questi problemi benedetti che dicevi tu, è proprio era una sensazione di sfogo, ecco, inteso in una gara verso l'orizzonte. Bello, 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 così, ecco, facciamo anche un po' di pubblicità. Chiunque volesse appunto acquistare questo CD dell'amico Renato, cosa... Sì, intanto lo trovi su tutti i canali digitali di distribuzione, ecco, mondiali. Sì. Uh-huh. Allora, Renato, noi abbiamo pronta un'altra canzone, sì, che è la traccia numero 5. Sì, l'altro brano si intitola Hermanos, sì, ed è dedicato a dei miei amici spagnoli che ho conosciuto l'estate scorsa e parlo un po' tutto quello che ruota intorno alla Spagna e al loro territorio attraverso questi amici. Si intitola Hermanos. Lo ascoltiamo, ve lo dedichiamo, però ancora vi ricordiamo che potete anche intervenire se volete appunto parlare sia con me o con Renato. Questi sono i numeri 070 9764 507, per i vostri messaggi 340 51 86 036, rete Vodafone 347 66 70 758. Questa è Radio Super Sound. Adesso ci ascoltiamo questa canzone che, ripeto, si intitola Hermanos, fratelli.
Radio Super Sound. Radio Super Sound, la carta vincente per il lancio della vostra attività. Bene, rientriamo in diretta, rientriamo con l'ospite che abbiamo qua in studio. Dopo ci sarà invece Luis Fregapane. Ecco, si sono presentati, si sono conosciuti e mi fa davvero molto molto piacere. Renato Scozzari, allora un bel pezzo, davvero molto molto straordinario, molto bello il brano dedicato alla Spagna. Dedicato alla Spagna. Gli amici spagnoli che avevo conosciuto. Spagnoleggiante, insomma. Spagnoleggiante. Bene, bene. Quindi raccontaci ancora, ecco, della tua avventura qua in Sardegna, dei tuoi futuri progetti, ma diciamo progetti anche imminenti. So che adesso ti stai preparando con questo tenore, ne vogliamo poi parlare con questo. Sì, anche c'è anche quest'altro progetto con Andrea Pinna, che ti porterò in radio, perché veramente Andrea, sì, penso, sì, che me l'hai detto, sì, questo, sì, tenore di Cagliari, con il quale abbiamo in mente, a parte il discorso mio musicale strumentale, di andare in giro anche a proporre questo duetto, dove io lo accompagno con le tastiere, quindi tutte le parti di sinfonie varie, eccetera, nei brani classici che fa lui, e non solo brani classici. Ho capito. E quindi stiamo preparando anche questo. Quindi questa lavoro ai miei brani più ecco. Suoi. E da cosa nasce cosa, chissà se poi ecco, con Luis potrebbe appunto così intraprendere una collaborazione. Sì. Ti cambio scaletta improvvisamente, scusami, bene, che te la cambio, certo. Perché voglio far ascoltare questo brano a Luis. Io ho suonato le tastiere. Le tastiere, ma io uso le tastiere, Luis, anche suonando non necessariamente su ogni tastiere, quindi anche fiati, certo, chitarre classiche, certo, chitarre acustiche, suonandole chiaramente come se fosse una chitarra. È una son campionato. Allora voglio far ascoltare, io lo dedico a Luis. Scusa questa cosa. Puoi mettere le cuffie così sentiamo, sì, senti meglio anche tu. Guarda, io ho iniziato addirittura, per fortuna, a 18 anni, ho fatto una tournée con Arti e Mestieri a Torino, con cui c'era... Ma tu sai che io da piccolo ascoltavo Arti e Mestieri? Pensa. Tu pensa che ho la fortuna, sei ammalato il bassista, ho fatto una tournée, ho fatto Reggio Calabria, ho fatto tutta la Calabria e la Puglia, con loro, per cui erano il top allora, con Rovescio della, sì, Medaglia, sì, Osanna, sì, tutto quel giro lì, e avevo 17 anni. Per cui ho iniziato veramente godendo, no, musicalmente, sì, 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 dove c'era comunque una prospettiva in qualche modo, come si dice, onesta, no, e vera, capito? Per cui man mano che vai avanti si presume che le cose dovrebbero andare migliorare, meglio, invece, invece non... Insomma, ti dedico questo brano, okay. Fire in Your Mind, fuoco nella tua mente. Bene. Dovrebbe essere il nono. Sì, sì, sbaglio. Sì, ho visionato. Allora andiamo ad ascoltarcelo, va bene? È quello che c'è dentro. Prego. Thank you.
Che bella, che bella, bella. Cosa dici? Bello, bello. Non è quella suonata come sta suonare, appunto. No, certo. Sapete una cosa, tutto questo in realtà nasce dal fatto che mi dicono: ma tu sei un tastierista, per cui immaginano sempre pianoforte, cose molto calme, eccetera. Certo. Dice: che musica ascolti a parte la tua? Io rispondo sempre: rock progressive. Ah, ma allora c'è un'anima rock in te? Ho detto sì, ma tanto là ci sono le tastiere, eccetera. Perché sono cresciuto con la musica dei Yes, dei Genesis, certo, dei Asia, di questi qua. Per cui in questo CD è saltato fuori è venuto e mi sono suonato. Andiamo ad ascoltarci un po' di pubblicità, dopo. Radio Super Sound, la carta vincente per il lancio della vostra attività. Bene, ci siamo nuovamente in diretta. Abbiamo ancora circa di più 30 minuti buoni da dedicare all'amico Luis, però abbiamo ancora un brano da ascoltarci, tratto appunto dall'ultimo capolavoro discografico di Renato Scozzari. Allora, Renato, c'è un'ultima tua esibizione, tuo brano, sì, che sì, si intitola questo qua. Allora, questo brano è giusto per le tante varianti musicali che ha questo CD. Sì. Questo brano si intitola Speaking Jazz on the Bridge ed è semplicemente un dialogo tra due amici con una birretta su un ponte. Qualcuno ci vede Londra, qualcuno ci vede Parigi. Ho capito. Che parlano di jazz e parlano di musica, e questo lo esprime musicalmente tutta questa atmosfera. Arriva un messaggio, un saluto a Luis e a Renato da Guido di San Gavino. Grazie, grazie Guido. Buona giornata. Quindi ecco, possiamo invitare le persone che intendono appunto partecipare, quindi parlare con Luis, anche perché è di casa. Luis che manca da un po', però ecco, sì, ecco su Radio Super Sound, insomma, è famosissimo, conosciutissimo. Quindi le persone che intendono appunto dialogare, parlare con Luis, possono farlo chiamandoci, lo ricordiamo, allo 070 9764 507 oppure 347 66 70 758 per i vostri messaggi, come ha fatto Guido, 340 51 86 036. Siamo pronti per ascoltarci questo brano. Speaking Jazz on the Bridge. Vuoi salutare, vuoi dedicare? Sì, devo salutare due persone, due carissime persone, anzi non solo, quegli amici di Flumini che sono in sintonia in questo momento. Che sono in sintonia, che sono Mauro, Andrea del bar Butterfly. Volevo salutare Giampiero, che ci sta riprendendo, poi metteremo il tutto su YouTube. Certo. Salutiamo Don Massimiliano, Ivelise e Paola. Benissimo, noi ci ascoltiamo questo brano.
Bene, bene, così ci siamo ascoltati questo brano strumentale, grazie appunto alla professionalità, alla bravura di Renato Scozza, ritratto appunto dal suo ultimo CD, Eia. Bene, grazie Renato. Grazie a te Giuseppe, grazie a Renato. Molto bello. Vero? Bello. Sì, grazie, sì. Bene, grazie, noi ci rivedremo sicuramente più avanti. Sì, esatto. Grazie Renato. Bene, saluto a tutti. Grazie.